Dio è colui che non ti lascia solo, né ora né mai. Anche quando il male arriva a sprigionare tutta la sua forza con la morte, Dio non ti lascia solo. Quando ho detto il mio piede vacilla, tu, Signore, mi hai sostenuto. E ancora si sentono di tante persone che dimenticano Dio tutta la vita, ma quando accade una sciagura si ricordano di Lui. Ma dov'è Dio? Perché Dio ci ha fatto il male? Perché Dio ci ha strappato questa persona amata? No, Dio non fa il male. Dio non toglie la vita. Dio non uccide. Dio dona la vita. Dio ci ha donato la vita ed è un dono che non ritira, non ce lo strappa via, ma ce lo affida. E se siamo in difficoltà ci resta vicino e quando giunge la morte ci strappa dalla morte. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Il Signore ha promesso la corona della vita e manterrà la sua promessa. Certo, resta anche a noi qualcosa per cui impegnarci, ed è l'amore per Lui e per la vita che ci ha donato, e l'amore per ogni essere vivente, perché ogni vita è dono di Dio. Ma la vita è segnata anche dalla presenza del male, il male che ci circonda, il male che fa parte di noi. Ma Gesù ci ricorda che il lievito di questo mondo non è il lievito della vita eterna. E noi siamo talmente abituati a nutrire il nostro corpo, ma ancor più il nostro spirito di questo nutrimento mondano, che fatichiamo a comprendere Gesù quando ci parla dell'Eucaristia. Gesù ci parla del dono della sua vita, come nutrimento per la nostra vita. L'Eucaristia che noi celebriamo è qualcosa di straordinario, perché è il cielo che si apre per metterci in comunione con il Padre e per metterci in comunione con tutti i defunti per cui preghiamo e con cui stiamo pregando. Certo, perché anche loro pregano con noi e per noi. L'Eucaristia non ci aiuta solo a ricordarli, ma li pone vicini a noi. L'Eucaristia ci avvicina ai nostri cari defunti, perché è per noi una promessa di vita eterna. Chi mangia questo pane e beve questo calice non morirà perché ha la vita eterna. Ma l'Eucaristia lo stesso, lo sappiamo, è Gesù stesso. Gesù che è lo stesso ieri, oggi e sempre. L'Eucaristia sorpassa il limite del tempo. È quella stessa Eucaristia a cui hanno partecipato i nostri cari defunti e che è stata anche per loro una promessa di vita eterna. La strofa di una canzone che mi piace molto dice così: ho cercato per tutto il paradiso la guida che mi incontri, il tuo sorriso. Un po' simile anche all'avventuroso viaggio di Dante, che attraversa la selva oscura e poi l'inferno e il purgatorio per giungere in paradiso e rivedere il sorriso di Beatrice, la donna che amava. L'Eucaristia contiene in sé una promessa bellissima, che non è solo quella di risorgere per vivere noi e per vivere con Dio, contiene anche la promessa di rivedere il sorriso delle persone amate. Contiene la promessa di un tempo in cui non ci sarà più il tempo che fugge come sabbia tra le mani, ma avremo tutto il tempo per gioire di relazioni pure, belle, sincere, con tutti quelli che sono nel regno di Dio. La via per giungere in paradiso è proprio l'Eucaristia, la via è Gesù, la via è il Vangelo. E ora preghiamo insieme per i defunti e ripetiamo per 3 volte: l'eterno riposo dona a loro, Signore,
Risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti, a una speranza viva, per una eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te, e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione per te e per i defunti che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.